Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo al 0xC000009A. L'errore riguarda che Fortnite non si è avviato correttamente. Quindi in questo caso lo risolveremo in tre metodi. Quindi il primo metodo è quello di andare un attimo sullo scudo di Windows Defender, questo qua che trovi in basso a destra nelle icone. Ci clicchi sopra, consenti app tramite firewall e andiamo a fare modifica impostazioni. Consenti un'altra app, sfoglia e andiamo direttamente nella cartella di Fortnite. Quindi ovviamente io vado a cercare la mia cartella di Fortnite. Fortnite Game Binaries Win64 ed eccolo qua. Di Fortnite Client Win64 Shipping e facciamo apri. E fai aggiungiamo così Fortnite. Una volta aggiunto Fortnite, mettiamo app e funzionalità consentite, Fortnite privata e pubblica, e facciamo ok. Una volta risolto questo, chiudiamo un attimo qua. Se non dovesse funzionare, vai nella libreria e puoi fare direttamente la verifica al gioco. Quindi fai direttamente gestisci, verifica i file e fai la verifica. Una volta fatta così la verifica, l'inizializzazione e la riparazione del gioco, se non dovesse funzionare con quest'altro metodo, puoi fare direttamente sul tasto Windows più R, apri così la schedina esegui, puoi scrivere direttamente qua sopra esegui e scrivi %updata%, fai ok, scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Fortnite Game, ovviamente io l'avevo già cancellata, se c'è la cartella Fortnite Game tu cancella quella cartella, quindi su updata, local, scendi fino a giù fino a trovare Fortnite Game ed eccola qua e la cancelli. Una volta cancellato chiudi qua e riapri Fortnite e vedere se si avvia. E il gioco si è avviato senza nessun problema. Ovviamente se hai altri problemi avvia il gioco come amministratore. Se hai altri problemi ancora, commenta sotto al video. Se ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!